Da quando Mark Zuckerberg ha pubblicato questo video su YouTube, la parola metaverso ha iniziato a rimbalzare continuamente nelle nostre teste. Il 28 ottobre 2021 il miliardario ha comunicato ufficialmente il cambiamento del nome della piattaforma Facebook, intesa come la società madre di vari social media, in Meta. Questa svolta è dovuta alla scelta di aderire alla nuova realtà, che nei prossimi anni potrebbe diventare prevalente, il metaverso. Essendo una novità, molti ancora non hanno una chiara idea di cosa sia e come funzioni, per questo ci tenevo a spiegarlo in un video. Prima di iniziare vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Ciao, io sono Alessandro e in questo nuovo video parleremo del metaverso, il web 3.0. Cos'è il metaverso? Trovare una definizione precisa è difficile, perché comprende tante realtà raggruppate in una. Possiamo dire che il metaverso rappresenta il passaggio dal mondo reale ad un universo virtuale. Questa realtà non è la sostituzione della tecnologia attuale, ma la sua fase evolutiva, il Web 3.0. Un esempio efficace di cosa potrebbe diventare il metaverso è Fortnite. Popolarissimo gioco diventato una sorta di mondo alternativo in cui è possibile fare molto, molto di più. E infatti è su Fortnite che Travis Scott ha tenuto il primo concerto di questo genere. L'artista americano si è esibito, attirando 12 milioni di persone nel gioco. Immagina di essere in quarantena, vorresti vedere i tuoi amici, ma non puoi uscire dalla tua abitazione. Con il metaverso puoi svolgere azioni quotidiane con loro, quali giocare a calcio, vedere un film o fare una passeggiata. Ovviamente tu non puoi entrare fisicamente nel metaverso, sarà un avatar a rappresentarti, tu sarai il suo cervello. Questa è la concezione di metaverso di Zuckerberg, una dimensione in 3D dove puoi immergerti nelle realtà più disparate. Per farlo ti servirà un VR e in men che non si dica ti sarai catapultato nel metaverso di Meta. Aspetta, come mai ho detto il metaverso di Meta? È semplice, in realtà la parola metaverso non rappresenta tutte le realtà di questo nuovo mondo. Ci sono pensieri diversi sulla concezione di questo universo, ognuno ha il suo punto di vista e la sua strategia per affermarsi il migliore. Per questo non parliamo di uno solo, ma di più metaversi. Tutti questi vengono accomunati da un'idea comune, quella di consentire agli utenti un'immersione nel mondo virtuale. Non uno, ma più metaversi. Abbiamo visto insieme l'idea di Zuckerberg, ma questa non è l'unica che vuole affermarsi quella vincente. Per esempio, parliamo di The Sandbox, uno dei rappresentanti più illustri. Questo gioco è un vero e proprio universo in cui gli utenti creano la propria dimensione. I giocatori possono acquistare delle terre e creare la propria città virtuale. Ogni creazione sarà di proprietà del creatore, grazie all'utilizzo degli NFT, un altro trend del momento. The Sandbox ci permette di interagire con gli altri utenti, creandoci una vera e propria vita virtuale. Possiamo acquistare diversi elementi dal marketplace e pagare con il token Sand. The Sandbox è un grande parco giochi, all'interno del quale saranno le creazioni digitali a farla da padrone. Creazioni che diventeranno realtà grazie alla blockchain in NFT e saranno commerciabili in criptovalute. Questo progetto è molto interessante e sta riscontrando molta attenzione da parte di pezzi grossi, quali The Walking Dead, Atari, Binance e addirittura Snoop Dogg. Per guadagnare da questo metaverso ci sono due modi: investendo sulla Crypto Sand, che da quando il metaverso è entrato a far parte delle nostre vite e ha avuto una crescita pazzesca. Oppure un altro modo è acquistando terreni, chiamati land, che con il corso del tempo si esauriranno, conferendoci la possibilità di venderli ad un prezzo più alto, utilizzando gli NFT. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un mi piace e di iscrivervi per supportare il canale. Un saluto, alla prossima!